la tutela dei diritti. Perché Padre Zacchi non era qualcuno e non è qualcuno che si è battuto contro un sistema politico. Padre Zacchi è stato arrestato perché difendeva la libertà religiosa nel suo paese, difendeva la libertà di milioni di cristiani, copti, egiziani a poter professare la propria fede senza essere perseguitati. Il risultato ottenuto rafforza i legami tra Italia ed Egitto perché, grazie ad un'azione diplomatica, noi abbiamo ottenuto la liberazione di un cittadino egiziano che difendeva la libertà religiosa nel suo paese. Quindi è doppiamente positiva l'azione del nostro governo. Mi auguro che si possano ottenere risultati altrettanto positivi con la vicenda Regeni. Ma questo io condivido in pieno quello che ha detto Di Maio, lo si può fare con azioni diplomatiche intelligenti, perché con interlocutori importanti, perché l'Egitto è un interlocutore importante, con gli errori che può commettere per la stabilità del nord dell'Africa. Noi non possiamo non seguire la strada intrapresa dal ministro Di Maio, dal governo e dai nostri diplomati, se non quella della diplomazia. La strada della diplomazia non è la strada dei rammolliti, si può essere anche fermi nel dialogo e credo che la fermezza abbia ottenuto dei risultati positivi. Quindi complimenti al governo, che sostengo convintamente, ma anche ai nostri diplomatici e a chi ha l'onere di guidarli.